Toga 2015, giorno 8, oggi è l'8 agosto, anche l'88, quindi 88, quindi un bacio a tutti, perché l'88 nel linguaggio dei CB è il bacio. Sì, vabbè, non ci fate caso, è il momento che sto cominciando a rilassarmi per il weekend, e infatti l'argomento di oggi, guarda caso, è come ti rilassi per il weekend. Allora, dato che siamo in estate, mi sto rilassando, chiamiamolo rilassando, dopo il tour de force che ho fatto, perché da casa sono andato ad Avola all'aeroporto di Catania, adesso sono ritornato da Catania, sto andando a Marzamemi. Marzamemi è almeno una cinquantina di chilometri da casa, perché sto andando al mare. Perché stamattina quello che voglio fare come rilassamento di base è mettermi a mollo nell'acqua di mare, stare un po' al sole, stare un po' sotto l'ombrellone, semplicemente non fare nulla, se possibile, per quasi tutta la mattinata. Nel resto dell'anno, diciamo comunque quando non è estate, quando non è il momento ideale per andare al mare, magari a dicembre, quello che faccio nel weekend soprattutto è dormire, cioè cerco di recuperare il sonno perso, visto che tutte le mattine mi sveglio letteralmente all'alba, che mi alzo tra le 5 e le 5 e mezza, anche se sono andato a dormire intorno a mezzanotte, più o meno l'ora in cui vado a dormire è quella, per cui dove possibile il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio cerco di recuperare almeno un paio d'ore di sonno. E dopodiché, per il resto, il sabato ormai è il giorno in cui giro il diario di viaggio on the road, nel corso della mattinata cerco di fare quel minimo di montaggio necessario, e il sabato pomeriggio, quando mi sveglio, carico il video su YouTube, preparo i sottotitoli in italiano, cosicché per la domenica mattina alle 8 sia tutto pronto. La domenica rilassamento, studio un po' a quello che dovrebbe essere il vlog della settimana prossima, ma di più soprattutto cerco di riposare, di ricaricare un po' le energie dopo una settimana di lavoro non indifferente. Tra l'altro in estate, al di là della possibilità di andare al mare, c'è anche la possibilità di venire chiamati dalla Protezione Civile per gli incendi estivi, quindi comunque il mio weekend è sempre in parte un po' di lavoro, perché in parte lavoro al vlog, in parte posso lavorare con la Protezione Civile, però cerco il più possibile di viverlo rilassandomi, ricaricando le batterie per il resto della settimana. E voi invece come passate il weekend? Fatemelo sapere con un commento, e naturalmente non dimenticate di fare like, condividere questo vlog e iscrivervi al canale. Io sono Grizzly, questo è Voga 2015, vlog ogni giorno in agosto. Oggi è l'8 agosto, noi ci vediamo domani con Diario di Viaggio on the road e con il prossimo vlog. Ciao a tutti!